Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Come potete vedere sono struccata, quindi questo significa che oggi andremo a truccarci insieme. Come vi avevo chiesto in un altro video, oggi andrò a fare una nuova tipologia di video, ossia provo il dupe di. Allora, come prima cosa vi vado a mostrare la palette che sono andata ad acquistare. In questo caso ho voluto provare a prendere un dupe della palette di Huda Beauty. Io in particolare ho questa che è la Electric Obsession, quella su cui avevo fatto insomma il giveaway, quindi sicuramente la conoscerete tutti quanti. Dato che non volevo prendere la stessa palette, ma come vi avevo spiegato in quell'altro video, secondo me prendere un dupe significa comunque se prendete dei colori diversi, la qualità dovrebbe essere più o meno la stessa, quindi io in questo caso sono andata a prendere la Move sempre di Huda Beauty. Questo appunto è un dupe e oggi andremo a vedere se se la batte con l'originale. Iniziamo vedendo appunto le differenze tra le due. Allora, sono praticamente identiche, cioè tutti i loghi, tutte le scritte, cioè ho cercato di controllare qualsiasi cosa, tutti i codici, tutto, tutto, tutto è identico. Cioè questa è l'originale e questa è il dupe. Quella fake e sono praticamente identiche. Questa protezione esterna è molto più lenta, insomma, dell'originale, perché quella originale, cioè, anche se fate così, non esce, cioè calza a pennello. Andiamo a vedere all'interno. Allora, questo è l'interno della Electric Obsession. Questa ve l'avevo mostrata, strarimostrata, mi piace tantissimo. L'ho usata soprattutto insomma con questi colori, non tanto per esempio questo qui, anche se è bellissimo, però insomma sul mio occhio io non lo so, non mi piace tantissimo particolarmente. Anche questo è bellissimo, questo arancio, questo rosso mi piace un sacco. È una palette molto valida perché, scusate se io guardo dietro, ma c'è lo specchio e quindi è una brutta abitudine. Comunque è una palette molto valida, gli ombretti sono super scriventi. Vi faccio qualche swatch sulla mano, giusto per darvi un'idea. Vi prendo quest'altro che è super scrivente, cioè sembra bagnato, non so se in video rende, ma è spettacolare. E andiamo a vedere anche la fake. All'interno ha lo stesso, lo specchietto, non ve lo faccio vedere perché sennò vi spara flash, la plastichina di protezione e questi sono i colori. Allora, in fotocamera sono un tantino diversi, io vi posso dire che dal vivo sono più sul rosato, cioè non sono tanto marroni, oddio sì, sono marroni, però tendono, virano un po' verso al rosato, questo è un po' più panna. Non è così bianco, è tipo un rosino sporco panna, insomma. E questi sono i colori. Magari io vi lascio una foto qui con questa per farvi vedere l'originale, insomma, i colori originali, così magari li vediamo insieme. Facciamo qualche swatch, vediamo un pochino se, insomma, scrivono. Eccoli qua. Sono molto molto belli. Scrivono un po' di meno dell'altra, però male non sono. Cioè, considerando che io questa l'ho pagata 3 pound, se non sbaglio, 3 o 4 pound, non mi ricordo, comunque sicuramente ve lo metterò scritto da qualche parte, e l'ho presa da eBay. Se scrivete appunto Huda Beauty bla 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 o qualsiasi marca che volete, sarete molto sorprese perché ne troverete tantissime. Allora, bando alle ciance, io direi di andarci a truccare e di vedere un po', la resa, insomma, di questi ombretti sull'occhio direttamente. Allora, io direi di andare a mettere un po' di, primer metto un primer, sul viso, giusto così, per uniformare il tutto, perché ho un po' di discromie, e io sto usando questo qui, Ordinary. Molto buono, molto leggero, nulla da dire sinceramente, fa il suo dovere, ma non ho notato particolari differenze con o senza, però comunque ad averlo male non fa. Andrò a fare per la prima volta gli occhi per prima. Io di solito faccio la base, però
dato che voglio provare dei prodotti per occhi e voglio vedere se effettivamente fanno fallout o meno, andiamo a fare la base per prima. Come primer sono andata ad usare questo che è l'I Love Stage di Essence. Andiamo a prendere questo colorino chiaro, vediamo un po', e lo vado a mettere come transizione. Allora, polverosi sono polverosi. Ho anche altre palettine comunque di basso costo che sono abbastanza polverose, quindi cioè non mi scandalizzerei più di tanto, sinceramente. Ops. Allora, come scrivenza ci siamo, eh. Cioè, ok, ne ho prelevato abbastanza di prodotto, però ed è tanto polveroso, però non è male, almeno scrivono. Ok, poi vado a prendere con un pennello a penna, possibilmente pulito, non come il mio, vado a prendere questo colorino tipo, non so, rame, potrebbe essere, è tipo un rosino che vira sul rame, però non è completamente, insomma, marrone, e lo vado a passare giù sotto la piega che ho appena creato, per dargli un po' di, insomma, di colore, che vira al caldo. Anche questo devo dire che non c'è male. Come scrivenza non è male per costare, 3 pound, appunto. Ok, poi vado ad intensificare un pochino la, codina del mio occhio con questo colorino qua, che è un, colore che vira un po' sul violetto, però comunque non è viola, anche questo vira. No, anzi, vado ad usare. Sì, no, vado ad usare questo qua. Con lo stesso pennello e vado a creare una V alla fine del mio occhio. Sfumo un po' il tutto, vado con il pennello di prima, lo pulisco un po' sulla mano. Quindi tolgo un po' di eccesso di prodotto e vado a sfumare un po' la riga del mio occhio. Vado anche un po' esternamente, ma poi andremo con un pennello pulito. Adesso con lo stesso correttore andiamo a fare la cut crease. Partiamo dall'interno dell'occhio fino al centro, alziamo lo sguardo e poi andiamo con un pennellino un po' più di precisione. Se lo trovassi sarebbe anche meglio. Ok. E poi con il vostro ditino andiamo a prendere, cioè io con il mio vado a prendere il mio, voi con il vostro prendete il vostro. Andiamo a prendere, porca, perché sono così deficiente? Dicevo, allora, con il vostro ditino voi prendete il vostro ombretto, io con il mio prendo il mio di ombretto e lo andiamo a passare sulla cut crease, appunto, dove avevo messo il primer. In questo caso, quale andiamo a prendere? Non lo so. Andiamo a prendere questo. Dov'è? Questo qui. Ok, che non so il nome, non so niente, però insomma andiamo a prendere questo qui. Così. Ok, non è malvagio però, eh. Davvero, davvero bello. Intensifico un po' con quello più chiaro, che sarebbe questo. Ci ho appena tirato un'unghiata dentro, ma vabbè, dettagli. Ok. Sfumo un pochino. Andiamo a riprendere questo e porca questo qui. Andiamo
giusto un pochino per reintensificare il colore che è andato via. Poi io direi di andare a fare l'eyeliner. Lo facciamo, no? L'eyeliner? Vabbè, facciamolo magari. Ok, eyeliner fatto, da fare una base semplicissima, giusto per rendere l'idea. E magari vi velocizzo tutto, così finiamo anche il make up occhi e poi arrivo subito alle mie considerazioni. Questo è il trucco, io posso dire di essere abbastanza soddisfatta, però, allora, qual è la differenza tra la fake e la, insomma, e l'originale? Non posso dire su questa, perché appunto io ho provato soltanto quest'altra variante di colore, ma posso dirvi che la consistenza dei colori brillantati è praticamente totalmente diversa, ossia questi della palette originale di Huda Beauty sono quasi burrosi, cioè sono molto, la consistenza è molto particolare, mentre la palette fake, come potete vedere, cioè io questa si può ben vedere, la consistenza è molto molto particolare, cioè si scioglie quasi sul dito, vedete? Sembra bagnato l'ombretto, mentre la consistenza di quest'altro è come qualsiasi altro, cioè ombretto in polvere. Non so se si riesce a capire. Cioè, anche se ne prendo di più, la resa è come qualsiasi altro ombretto in polvere, shimmer. Quindi questa sostanzialmente è una delle differenze. Poi i colori della palette di Huda Beauty originale sono sì, oddio, un po' polverosi. Per esempio, palette di Huda Beauty originale. Ok, se io vado a sbatterlo. Ok, però, per spezzare una lancia a favore della fake, cioè i colori, come potete vedere, io magari provo ad avvicinarmi, non so quanto metterà a fuoco, però provo ad avvicinarmi. I colori sono molto, 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 molto scriventi e anche iper mega pigmentati, soprattutto anche quelli shimmer, sono strabelli. E credo che per il prezzo che costi ne valga la pena. E poi è molto 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 fedele all'originale. Cioè, anche per esempio, un'altra cosa che posso notare è la calamita. Cioè, questa è la calamita di Huda Beauty, l'originale. Cioè, anche da qua si prende ed è super ferma. Questa è la calamita della Huda Beauty fake. Sentite, anche se io la lascio così, questa rimane aperta. Per esempio, sono piccole cose, però comunque, cioè, che fanno la differenza. Ovviamente una non costerebbe, cioè l'originale non costerebbe 30 euro e la fake non costerebbe 3. Però, ripeto, per 3 pound il suo dovere lo fa. Ho visto molte altre palette, quali per esempio quelle di Make Up Revolution, che costano lo stesso prezzo e sono super valide. Quindi questa perché no? Certo, adesso non sappiamo gli ingredienti, non sappiamo tutte le cose, perché ovvio sono scritti qui dietro, ma sono gli stessi identici della Huda Beauty originale, quindi noi non sappiamo niente, degli ombretti di questa palette, perché essendo un fake,
Non sappiamo da dove provengono, cosa hanno realmente all'interno, eccetera, eccetera, eccetera. Se ci cascherà la palpebra, eccetera, eccetera. Ma no, non credo. Spero di no. Comunque, è una riproduzione molto, molto fedele. Io ve la consiglio o no? Sì, ve la consiglio, credo, perché appunto per chi ha le prime armi e per chi volesse prima di comprare questa, oppure, per esempio, per chi volesse comprare questa e non è sicuro dei colori, eccetera, eccetera, questa io credo che sia una riproduzione valida. Quindi, se volete, magari dateci un occhio. Spero che il video vi sia piaciuto. Magari lasciatemi giù nei commenti un commentino, appunto, se volete un altro video del genere, così magari mi ingegno nel prendere qualche altro dupe di una palette che già ho. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi giù nel bottoncino rosso. Lasciate un pollicino se il video vi è piaciuto e noi, se vi va, ci vediamo con un prossimo video. Ciao!